Salve ragazzi, siamo qui dal canale di Luigi Amato, che ha fatto secondo posto alla Treasure Cup Online di questo bravo weekend a Milano. bravo Finalmente una mia profile sul mio canale. con Assurdo. che mazzo Col faccione qua. Perché purtroppo, come a Bologna, ho cambiato mazza all'ultimo e ha portato bene come leader lì, Carmine appunto. Pallone. Sì, è troppo Troppo forte. forte questa figurina. Troppo forte sto mazzo in questo momento. L'abbiamo dato per morto. Purtroppo, per morto no, nella tier list l'avevo messo tiera, Nella quindi tier list dicevamo in realtà che non era quasi successo niente per il mazzo, quindi era una sicuramente buona. ora è un gradino sopra, comunque in base a quella tier list. Vabbè, niente, la lista abbastanza standard. Prima di iniziare ringrazio Giansalvo e Roberto che hanno fatto loro la profile, la lista, me l'hanno passata e io ho Come sempre. giocato come sempre. Non ho testato, le mie prime partite col mazzo sono stato un local prima del torneo e poi le 10 partite durante il torneo, però è andato bene, ho fatto 9-1, ho perso la finale, mi spleando. E vabbè, passiamo alla Partiamo, profile. vai. Eh sì, è profile abbastanza standard, ma incarna il modo in cui io volevo giocare il mazzo. Vabbè, 4 Izzo, 4 nani, perché c'è comunque il pacchetto stroetto, 4 Izzo per selezionare tutti i barba bianca, vabbè, niente Non ti di sei sentito scorretto a giocarle entrambe in 4 pelle? No, veramente troppo forte. 3 fossa, ragazzi, carta MVP comunque del Sì. mazzo. Fossa era confusa. Sì, è incredibile, sia in mirror match sia nel matchup di giallo. È veramente, veramente forte. Vabbè, quello se CD, Z counter, veramente scorretto. Ci sta a giocare la 3x, però poi se vuoi giocare pure un pacchetto di blocker, strohet, magari puoi decidere di cattarne almeno uno. Sì, diciamo se giochi chopper Ma lo magari. puoi cattare, sì. Poi la carta più scorretta del mazzo, monoper. Un bacio, Questa troppo se si vede forte. a mirror. È Cioè, incredibile. Ma qualsiasi matchup la vedi, è incredibile. Fra le bestemmie dell'oppo quando vede che te lo peschi. Eh sì. Poi abbiamo massimizzato, diciamo, tra virgolette, i costi 4 per cercare di andare sempre in curva con 4 Luffy che possono essere Franky o altra cosa. E 2 Atmos. Quindi per giocare con un totale di 6 costi 4 da droppare appunto in curva. Forti questi. 3 marca 5. Ho visto alcune liste che comunque ne giocavano di meno prima, però si è vista la necessità comunque di giocare Marco e quindi abbiamo deciso di alzarlo. Ovviamente è sempre searchable come il resto delle carte ed è Sì, visto che counter-invista. adesso non devi parare, ma l'importante è avere pezzi a terra, Marco è fondamentale. Fondamentale, sì, anche perché poi cerchi di non farlo morire il più Scusa, mi possibile. posso chiedere l'ultima volta? Poi 3 Luffy Rush. Non è molto standard in realtà perché molti lo giocano a 2. Il terzo era perché c'è Nero che è il matchup peggiore comunque di Barba Bianca oltre al mirror match. E anche nel mirror match questa è la carta che ti fa vincere. Non fa giocate come me in finale che l'ho girato subito perché se no probabilmente avrei vinto. Almeno contro Nero, diciamo, invece di calare e essere spaccato, ti fa almeno un attacco di rush, magari Eh guadagni. sì. No, il motivo principale è stato appunto per il mirror match e per Nero che. Diciamo, almeno in mirror doveva essere il matchup che prendevi di più. Ne ho presi 7 durante la Svizzera. Non ho preso nero, però è servito. Poi, vabbè, drop a 6 più forte del mazzo. Se vedi questo in curva col costo 4, hai già fatto il tuo. Poi devi giocare solamente l'endgame. Per il Sì. resto, i tuoi 3-4 turni già l'hai No, poi giocato questo è così. MVP soprattutto a Mirror perché è l'unica carta del mazzo che non si prende Ace. Perché se diventa un 5, alla fine tu il 6 comunque li pareresti con dei 2000. Quindi Non muore. è il drop che ti fa 8 tutti i turni. Io lo vedo fortissimo. Poi diciamo che ovviamente il mirror match vincendo il dado è andato secondo, questo qua in curva è fin troppo fastidioso per lui. Sì. Lui deve andare board e tu vai faccia. Poi Esatto, sì. questa altra carta che se non giochi attorno perdi la partita, Esatto. veramente forte. Diciamo che in curva non la tiri perché giustamente devo fare costo Se hai 4 e costo touch, sì, 6, però questo. se poi dopo lo inizi a calare. Oppure lo cali nello spot in cui il tuo avversario comunque deve girare la roba e alzi tutta la board, meno 3000 rush, è veramente troppo forte. Magari, sto provando ora, si potrebbe giocare una, come si chiama, il costo 2 che dà 4000, Duke. Red Hawk. Magari si può giocare Red Hawk e cattare o un Ace o un Luffy, sto provando così, diciamo. Però è tutto a vedere Per perché massimizzare i counter. sì, però non mi piace tantissimo giocare tanti eventi perché non voglio rimanere con tanti don aperti, e che questo mazzo per giocare dei pezzi comunque deve pagare tanti don. Poi abbiamo giocato i counter 2000, 3 Aesop E perché beh, ci un ha dato 2, X2000, troppo diciamo. forte, 4 Jozu,
Poi raga, 4 Sanji, che in alcuni matchup lo calate anche, specialmente nel matchup dinamiche, è raro, però essendo che lui non ti va faccia, lei non ti va faccia, cali Sanji e diciamo ti prendi la vita e È inizi a forte fare. anche contro i mazzi lenti che diciamo non si possono permetterti di fare il 6 faccia e quindi sfrutti il suo effetto per fare un 7 Sì, forte. no, ma mette pure abbastanza pressure. Ovviamente è un counter 2000, quindi lo devi gestire bene. Io la maggior parte delle volte non l'ho calato, anche perché la maggior parte della Svizzera è So stato di in minor match, Midor, quindi. quindi non aveva senso. E poi come altri counter 2000, personaggi Makino. Questa qua è troppo forte. Se ne avessi visto una terza in finale, magari forse avrei vinto. Sì, dà una power Ci win al credo. mazzo troppo forte. Sì, no, no, assurdo. Vabbè, ti aiuta a pushare, ovviamente, counter 2000. È l'unica carta non searchabile, se non mi sbaglio, tra queste, però è necessaria per il mazzo. Si può provare Otama per andare in combinazione con Marco, però dipende come lo vuoi buildare. Diciamo che se non giochi barba bianca io andrei full Makino. No, no, appunto, io non gioco barba, vabbè, mi faccio vedere prima, gioco le ultime 5 carte, sono 4 card point, radical beam. Come ho detto prima, non mi piace giocare con tanti turn aperti, quindi non ho giocato altri eventi. E non ho giocato barba bianca perché il gameplay comunque del mazzo post-banned è prendersi tutte le vite. Una volta che tu devi prendere tutte le vite non ha senso giocare barba bianca, che sia se lo vedi dalle vite è un non counter, sia se te lo peschi è un non counter e non lo vai a calare perché tu non vuoi sprecare tot carte per arrivare al turno di calare barba e perdere comunque. Cose che hanno fatti molti in mirror match, in realtà. Mi è capitato almeno 2 o 3 partite che loro canteravano inizialmente, andavano per barba e poi perdevano perché giustamente avevano 3 carte in mano e io ne avevo tipo 12-13 carte e non aveva assolutamente senso. Detto questo, raga, ringraziamenti. Ringrazio tutti i ragazzi di Castellammare in Quale Test, in special modo il maestro che sta Grande. registrando, i ragazzi comunque del Tempio di Cronos. Carmine, Ciro, come sempre. E niente, cerchiamo di fare altri risultati anche in questo gioco. Vai, il barbone.